Salve a tutti amici del canale, eccomi qui di nuovo insieme in compagnia del fedele Simba. Simba? Simba? Madonna, quanto è stanco sto cane. Guarda che denti che c'è, guarda che denti. Piccoli. Beh, in compagnia del fedele Simba che dorme, come sempre, dorme sempre sto cane, per aprire con voi un modello che ero ansioso di mettere in vetrina e forse capirete cos'era questa sigla. Voi che siete più informati di me, perché a me questa sigla non dice quasi niente. Cioè, il tema più o meno l'ho sentito, però non mi evoca ricordi d'infanzia. Adesso comincia, passo un pochino, non mi evoca assolutamente ricordi di... Eccolo. Ricorda qualcosa? Adesso giro la telecamera. E eccolo qui. God Mars. Il volume un attimo, allora. Eccoci qui, ho abbassato un po' l'audio altrimenti non ci sentivamo. God Mars, questo in particolare il GX40R, cioè la versione Renewal, insomma la ristampa del GX40. Questo è stato uno dei primi GX che io quel malaugurato giorno che ho contratto il contagio della malattia del collezionista avevo visto su Amazon all'epoca, le primissime volte che stavo cercando queste cose su Amazon, perché ovviamente non conviene comprare questi materiali su Amazon perché costano molto di più, ma io li stavo soltanto guardando. Quel giorno cercavo un Iron Man, pensate un po', e avevo visto questo modello e costava qualcosa come 300 e passa euro, e c'era anche sulla stessa fascia di prezzo c'erano altri modelli che mi piacevano di più perché comunque riguardavano la mia infanzia. Questo qui però mi era venuta la tentazione, dico, ma in fondo sono sei robot che si compongono in uno, quindi c'è più roba, capito, da profano. Però poi in effetti non l'ho presi perché è un robot che non fa parte della mia infanzia, io non me lo ricordo assolutamente. Questa sigla mi sembra di averla sentita, c'ha un che di già sentito, però è un robot che non ricordo di aver mai visto. È però indubbiamente uno splendido modello, quindi diciamo una volta avuti tutti i pezzi più importanti, quelli più rappresentativi della nostra infanzia, ho cominciato poi a collezionare anche quei robot, diciamo, secondari, tra cui questo qui, che vedete qui girellare, comunque un bellissimo modello, imponente, abbastanza pesante, ora lo peseremo. Era un modello che sicuramente in una collezione faceva una gran bella figura. Che poi l'avete visto nella passata recensione, ucciso dai Rugger. Qui vedete che questa è il God Mars, il robot completo, quello che derivava dall'assemblaggio di questi sei robot. Il God Gear, o anche Gaia, lo Sphinx, il più corpulento che forma il corpo, armato qui con due spade, il Magin Uranus che forma il braccio destro, il Titan che forma il braccio sinistro, e poi lo Shin e il Ra che formano rispettivamente le due gambe, la destra e la sinistra. Il robot God Gear, il rosso,
Si trova, come vedete qui, da questa feritoia sotto lo Sphinx, da cui si intravedono le gambe, si trova all'interno dello Sphinx. Era il robot dove il pilota entrava, veniva assorbito, qualcosa del genere, e era il robot, diciamo, del personaggio principale. Che tra l'altro, se non ricordo male, lo comandava, perché poi ho visto qualche episodio. Tra l'altro ce n'abbiamo uno proprio qui dietro nello sfondo. E, se non ricordo male, lo comandava con una sorta di poteri ESP, che è un tema che ritroveremo poi anche in Aquarion. Che però è un altro anime, sinceramente, che non ha avuto molto successo, che anch'io ho visto qualche puntata così, ma l'ho trovata estremamente noiosa. Però il robot è molto molto bello. E prima o poi lo vedrete. Ho fatto una recensione sull'Aquarion insieme al cugino, e prima o poi lo vedrete sul canale di Robots Kingdom, che saluto. Stiamo divagando però, e quindi torniamo a mantenere una parvenza di ordine per quanto le cose qui le facciamo come vengono. E torniamo di fronte al modello che sta girando, quantomeno per ci renderci conto delle dimensioni mentre lo osserviamo, che sono di 27 centimetri. Il robot appare molto ben verniciato e questa colorazione è la più bella secondo me, per questo ho scelto la versione 40R. Però non è quella fedele al cartone, all'anime. Infatti, originariamente questo blu non è metallizzato, ma è una sorta di blu. Blu Finanza si chiama nel listino colori della Fiat. È quello delle vecchie Alfa 155 dei Carabinieri, o blu petrolio, in realtà sarebbe il robot. E questo invece è di un blu metallizzato molto più sgargiante. Le parti qui metallizzate argento dovrebbero essere bianche nell'anime, se non sbaglio, così anche nelle gambe. E vedete che il robot Gear non è presente all'interno di questo qui, non è stato messo per poterlo esporre separatamente. Questa colorazione che adesso vedete mentre arriva, questa colorazione dorata sulla gamba sinistra, nella colorazione originale è gialla. E infatti questa qui, torniamo a esaminare la scatola, è una versione che strizza molto l'occhio al vintage e si ispira agli antichi vecchi modelli vintage. Comunque, vediamo la scatola, classico stile Bandai, molto bella. Vediamo l'illustrazione del robot completo con il logo di Godmars dietro, i sei robot componenti schierati. Anche questa immagine in copertina richiama molto il vintage, e vedremo che anche dentro l'immagine e la scatola è chiaramente ispirata al vintage. Varie pose robotiche, e questa parte qui è identica all'altra. Ora l'apriamo e ho cambiato postazione perché forse la televisione come sfondo dietro dà fastidio, però ho cambiato postazione perché il girello che volevo usare deve essere per forza attaccato alla spina e sul tavolino non mi ci arrivava.
Abbiamo spento la televisione così almeno non ci disturba più. È successo qua? È stato riposto male. Si era tolta la mascherina del vintage un momento. Allora, questo è il bello della diretta, ma è anche il bello delle applicazioni sul telefonino che permettono di cancellare i pezzi sgraditi semplicemente mettendo pausa e poi ripartendo. E praticamente questa confezione, quando l'ho acquistata a giugno dall'amico Eros di Anime Japan Shop, che saluto, l'ho aperta per controllarla che fosse tutto a posto, e poi quando l'ho richiusa sicuramente malamente, e tutta quanta la cornice del polistirolo che richiama molto lo stile delle scatole vintage, l'ho accartocciata e non me ne sono accorto. Mi sono accorto adesso. Ora ho cercato di darmi una sistemata, ma comunque non sarà un enorme problema perché, come potrete vedere, dal fatto che ci sono tutti i robot all'interno, avete già capito che ho due confezioni, il che mi permetterà di fare una doppia esposizione. E questo qui che è già montato, infatti, l'ho preso dall'altro amico Emiliano 74 del canale omonimo, ad un ottimo prezzo, praticamente da loose, perché aveva un problema alla spalla sinistra, se non sbaglio, un perno della spalla sinistra che comunque non pregiudica assolutamente l'esposizione una volta montato, e quindi questo mi permette di preservare i singoli robot smontati per un'esposizione completa. Vedete qui i blister con tutti gli accessori, dove ci sono queste due astronavi di supporto che erano presenti nell'anime, e tutta una serie di armi con cui poi equipaggeremo i vari robot che compongono il modello principale. Qui c'è anche una basetta, credo che sia per l'esposizione di questa sorta di roccia da cui probabilmente usciva il robot Gaia, credo, Gear. La spadona principale, le spadoni principali del God Mars, questa specie di sciabola, e una spada e una lancia. Queste sono le spade dello Sphinx. E poi mani, una coppia di mani per ogni robot, composizione diversa, due coppie di mani, composizione diversa. Ah, abbiamo anche qui una miniatura dello jet, non so, una miniatura piccola, perché è in scala con il robot o perché è un altro modello? No, è diverso, quindi sembrerebbe un altro modello. A meno che questo jet non si combinasse. Sinceramente non lo so, ditemelo voi. Andiamo a vedere i singoli modelli. Questa recensione sarà molto veloce perché dal momento che abbiamo la possibilità della doppia esposizione, non sarà necessario trasformare i robot per giungere a questo robot completo. Anche perché mia moglie sta col fucile puntato che ha bisogno del tavolo per apparecchiare. E quindi andiamo rapidamente a vedere i singoli pezzi. Blocco un attimo il girello e riposizioniamo lì. E cominciamo con il primo robot. Potete vedere i dettagli, una parte trasparente nel petto che rivela dei meccanismi interni, lo scatto del viso, il numeretto 1 stampato sulla fronte, un'ottima verniciatura. Non mi sembra di vedere difetti di sorta, tipo sprue, eccetera. Tra l'altro c'è anche una discreta quantità di metallo. Al tatto le parti rosse mi sembrano in metallo, tranne il torace. Il torace no.
torace, spalle, non lo so, le gambe sì, sicuramente. Anche questi snodi qui. La posabilità di questo robot è molto ampia, vedete le spalle. L'escursione delle spalle è superiore ai 90 gradi, rotazione completa, oscillazione, adduzione, abduzione delle scapole. Il braccio può ruotare anche se è un po' duro lungo il suo asse. Doppio snodo avambraccio sul braccio. Pugni. No, i pugni sono fissi. La testa può oscillare in avanti e indietro, non lateralmente, e non può nemmeno ruotare. Il busto è molto mobile, e così come pure le gambe. Qui questo snodo credo serva per la trasformazione, non tanto per un discorso di mobilità. Comunque aiuta anche la mobilità. Articolazione singolo snodo sul ginocchio, non a doppio, quindi più di tanto non possiamo aprire. I piedi sono biarticolati, c'è un'articolazione qui alla caviglia che consente anche, cioè c'è un ball joint all'interno della caviglia, però c'è anche questo snodo qui che consente l'articolazione del calcagno, e poi anche il piede, la pianta del piede può ruotare. Diamogli una posa meno da burattino, meno marionettosa, se la crusca me lo consente. Così non sta neanche in piedi. Allora proviamo un attimo fuori dal girello a tenerlo in piedi. Ok. Poi abbiamo il numero 2, che è lo Sphinx, il più corpulento. D'altronde queste parti rientravano. Ora non abbiamo guardato il manuale per la trasformazione. Comunque si apre il torace, le braccia si piegano, vanno all'interno, le gambe rientrano e vanno a formare quindi il corpo principale del robot. Vedete, anche questo è un'ottima verniciatura. Assenza di difetti, sprue simili. Carino lo sculpt del viso. Lo stemma incassato all'interno di questa copertura trasparente nella cinta. Ovviamente la mobilità di questa è molto limitata, la testa può solo ruotare a destra e a sinistra. Le braccia si sollevano soltanto di 90 gradi. All'avambraccio sul braccio può anch'esso avere questa articolazione in naturale che serve soltanto per la trasformazione, ma al limite si può anche sfruttare. I pugni ruotano e le braccia ruotano sul loro asse. L'articolazione qui è doppia, ma non so perché questo snodo sembrerebbe bloccato, quindi bisognerebbe provare a scaldarla per muoverlo. Forse è proprio bloccato, no, credo sia proprio bloccato, è fatta così, quindi l'articolazione singola sembra un doppio snodo, ma non lo è. Le anche possono, hanno un movimento davvero molto limitato, credevo potessero aprirsi, invece no. Possono soltanto ruotare gli stinchi sulla coscia, e poi abbiamo questa minima articolazione avanti e indietro della gamba e poi il ginocchio. Può
un'articolazione a scatto molto forte. Poi abbiamo il numero 3, cioè Uranus, la gamba sinistra, no, il braccio destro. Eccolo qua. Qui vedete c'è ancora la plastichina che evita di far sfregare la punta dei piedi sulle gambe, quindi in modo da rovinare la vernice. Questo in questa posizione è parzialmente trasformato in braccio, perché vedete le gambe sono unite, quindi ora le divideremo. Ecco, perché a noi interessa per questa doppia esposizione la forma robotica. Anche questo dimostra una buona parte di metallo, sicuramente questa parte qui, e sembrerebbe anche questa. Bello lo scatto della testa, sembra sorride questo robot, numeretto 3. I colori sono molto belli, la verniciatura mi piace, anche se sto palpeggiandolo, lasciando le impronte, andrà lucidato. Testa, vabbè, comunque ovviamente di questi robot la cosa più importante non è la posabilità, quindi sono d'esposizione abbastanza statica. Anche questi pezzetti sono in ferro, sono in metallo, c'è parecchio metallo. Oscillazione, questa tra l'altro servirà anche come oscillazione del braccio del Gotmars montato per farlo trasformare in braccio. Queste qui, le gambe, oltre ad unirsi, devono collassare una sull'altra. Ecco, devono collassare. O forse no? Ah no, 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 andava chiuso, sì, no, andava aperto questo, qui c'è uno sportellino che si apre, una parte va dentro, vabbè, comunque abbiamo la fortuna doppia esposizione, non serve trasformarlo, così evitiamo di rovinare qualcosa. Movimento delle gambe, le anche, il bacino può oscillare, le anche leggermente. E abbiamo una singola articolazione per i piedi, che i piedi andavano all'interno perché poi qui da una delle due parti andavano agganciate le mani. Ah, vedete, ci stanno anche i reattori sotto. Poi abbiamo il quarto robot che è il secondo braccio, il Titan. Anch'esso ha qui la plastichina per impedire lo sfregamento delle superfici verniciate. Che ora togliamo. Bellissima questo verde metallizzato. Fa contrasto con il giallo oro coperto da una parte trasparente. Bello lo scalpo della testa, il rosso qui sulla vita e la colorazione in generale tutta. Apriamo anche esso. La posabilità è la stessa identica di quello che abbiamo visto prima, quindi lo andiamo direttamente a posare qui. Dopo aver messo bene i piedi, se no cade.
E poi è il turno delle due gambe, quindi del quinto e del sesto robot, che sono lo Shin, gamba destra, il robot nero, e il Ra, gamba sinistra, il robot blu. Ecco qui lo Shin, con questo petto rosso, che non conoscendo la serie non so se fosse un'arma. Certo, la forma, soprattutto vista di profilo, è molto tozza, eh? Però credo che quando hanno concepito questo tipo, questo robot componibile, la direttiva sia stata quella di sacrificare l'aspetto dei singoli robot che compongono il robot gigante per avere un robot gigante molto più armonico, come potete vedere. Con le giuste proporzioni tra gambe. Busto, braccia, torace, la testa forse un po' piccolina. Però nel complesso il robot è molto proporzionato e molto armonico, slanciato, gambe lunghe. Ad esempio, questo non è stato fatto nella creazione del God Sigma, che è formato da tre robot, tutti e tre della stessa dimensione, di cui due formano le gambe, uno forma il torace, e quindi ovviamente il robot finale assemblato è sproporzionato. Non è questo il caso del God Mars, che come la linea è sicuramente molto più piacevole del God Sigma, per quanto comunque sia quadrato e abbia un po' un aspetto anni 70, diciamo, anche se non è degli anni 70, se non sbaglio era dell'81, ma non sono sicuro. Numero 5 sulla fronte, splendida verniciatura, una discreta quantità di metallo, soprattutto nel corpo. Qui no, questa è plastica, questo sembra metallo, i piedi, questa parte qui è plastica, ma qui c'è del metallo, le articolazioni sono in metallo. Qui pure una discreta, una posabilità, insomma, minima, però sufficiente a quello che deve fare. Articolazione a scatto per le spalle, movimento di 90 gradi, piedi leggermente articolati, piedi giganteschi, ma sono adatti alla forma robotica che deve essere raggiunta alla fine. Spalle strette, però anche questo fa sì che torace stretto e spalle strette rendono poi la gamba slanciata nel robot finale. Fermiamolo un attimo. Vabbè, no, aspettiamo il giro. E ora dobbiamo trovare lo spazio sul girello per l'ultimo, che a quanto pare non c'entrerà. Il Majin Ra. Vedete che in questi robot si apre il torace, che consente di ripiegare le braccia verso l'interno, che, se non ricordo male, da quello che ho visto, ecco, il braccio si piega, la mano, il polso scatta verso l'interno e il braccio va fatto collassare, esattamente. E poi l'articolazione permette di fare questo tipo di movimento qui. Per tutte e due le braccia, e poi richiudendo le braccia spariscono dopo aver messo giù anche la testa. La testa fa questo movimento qua per tutte e due robovale. Si sgancia questo, ruota la testa al di sotto e torna all'interno, che però non ci va perché ci ho già messo le braccia, quindi va messa prima la testa e poi le braccia. Ritiriamo fuori le braccia, il braccio. Comunque sono felice di non dover fare questa trasformazione, perché
vedete gli snodi in metallo, però su un corpo di plastica c'è sempre il rischio di spaccare qualcosa. Quindi una volta fatto questa operazione per tutte e due le braccia, richiudendo, otteniamo il corpo principale della gamba, quindi con le braccia e la testa nascoste. Poi anche questa parte qui collassa e va a formare la gamba. L'articolazione del ginocchio diventa... No, l'articolazione del ginocchio è questa. E allora che andava fatto? Non lo so. Vediamo come è fatta. Sì, non deve collassare. Sì, collassa un po', ecco, fino a qui. L'articolazione del ginocchio? No, è qui sopra. È questa qui. Ok. Quindi sì, c'è solo l'articolazione del piede, giusto. Questa è una gamba. Se togliete questo braccio, è la gamba sinistra del robot. Stesso identico discorso vale per la parte destra. Ora noi li riapriamo. E ritiriamo fuori tutto perché questo discorso non ci serve. Non ho ripreso. Ecco. Anche questo robot è bruttino, ma è funzionale il suo aspetto al robot completo. Ora, se trovo i calpulsanti, fermiamo un attimo il girello e riposizioniamo tutti e cinque. Tutti e sei. Beh, tutti e cinque i componenti del corpo, perché il Gaia, poverino, sta... E la Gear sta al centro e non lo vediamo. Dovremmo metterlo a cavacecio dello Sphinx. Vediamo un po' se riesce, se è possibile. Penso di sì. Quasi, eh. Possiamo metterlo anche con una gamba accavallata. Guardate che splendida posabilità che ha questo robot. Solo che la spalla dello Sfinx è scivolosa. Beh, vabbè, non è proprio il massimo. Comunque, un'idea la dà. Eccoli qui. Perché vai avanti e dietro? Ok. Sembra molto comodo nella sua posizione il gear. E per finire l'immagine, mettiamo il gigante dietro. Ora facciamo una panoramica dei robot, vediamo come svetta il Godmars completo con tutta la sua imponenza. E dopodiché vorrei far impugnare le varie armi a tutti quanti i componenti per scattare una bella foto di gruppo. Ci vediamo fra un attimo. Ed eccoci qui con questa bellissima posa di gruppo.
vi saluterò e vi auguro una buona cena, visto che qui è tutto pronto e mia moglie sta aspettando che finisca il video e liberi il tavolo. Nel complesso questo non è un robot armonico, cioè perlomeno i singoli robot non sono armonici, non sono belli da vedere, però nel complesso fanno davvero molta figura. Il robot principale è molto bello, proprio perché, come per il discorso che facevamo prima, i robot singoli sono stati studiati in modo da avere poi una componente globale molto armonica e molto proporzionata. E comunque sono sicuramente d'impatto per i colori, per le loro forme che sono sgraziate e tozze, ma comunque richiamano ricordi, insomma, di anni passati, di vintage robot degli anni 70, anche se, ripeto, mi sembra che l'anime sia dell'81, però comunque hanno un che di antico, di passato, di solido, robusto, come le cose di una volta che erano fatte in duro e puro metallo, e secondo me è molto bello da vedere. Certo, non è uno dei robot principali e dei protagonisti della nostra infanzia, quindi è sicuramente un modello di secondaria importanza, perlomeno per quello che sono i miei ricordi, le mie reminiscenze, ma credo anche un po' in generale qui in Italia. E con questo il contadino vi saluta. Vi auguro una buona cena e una buonanotte. Alla prossima. Ah, e magari se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!